Buonasera, questo è il secondo appuntamento degli aggiornamenti delle notizie sanitarie del coronavirus. Il miglior vaccino contro il coronavirus per ora purtroppo è restare a casa. Restate a casa perché i positivi asintomatici che non lo sanno, quindi gli asintomatici inconsapevoli, sono quelli che continuano a veicolare il virus. E li incontriamo per strada, li incontriamo nelle situazioni in cui ci avviciniamo ad altra gente, per cui restiamo a casa e manteniamo la distanza di sicurezza. Usate la mascherina quando potete e soprattutto quando per ragioni di lavoro dovete stare a meno di 1 metro di distanza dai vostri clienti. La giornata in Italia oggi è andata un po', è andata maluccio. A fronte di 213 guariti ci sono 2.214 nuovi casi per un totale di casi di infezione di 12.800. Per quanto riguarda la percentuale, il 10% è in terapia intensiva, 1.153 persone, il 50% è ricoverato e il 40% è in isolamento domiciliare. I deceduti di oggi sono stati 198 e il 98% ha un'età maggiore di 68 anni. C'è una task force di 4.500 uomini, aumentata oggi di 2.000 uomini, e sono state distribuite, secondo il capo della Protezione Civile Borrelli, 1.200.000 mascherine, e ogni giorno ne vorrebbero distribuire 1 milione. Tuttavia, qua mascherine comunque non ne sono arrivate, ed anche il governatore della Campania ha promesso per domani l'arrivo di mascherine ed altri dispositivi di protezione, personale. Oggi sono arrivati 116 respiratori artificiali per i pazienti intubati in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, che si sommano ai 325 arrivati ieri. Per quanto riguarda i dati della Campania, siamo a un totale di 200 casi con 6 morti e la distribuzione è 69 casi a Napoli e 126 casi nel resto della regione. La curva tende a crescere. A Nocera è stato trovato un altro caso positivo, un 81enne di Mercato San Severino Fisciano che era affetto da una polmonite interstiziale. Per quanto con una TAC positiva è molto suggestiva. Per quanto riguarda il picco in Campania è atteso per fine marzo e questo calcolo si può basare sul fatto che sono state 1.733 le persone che hanno dichiarato di essere venute dal nord Italia in Campania in questi giorni. Però in Campania sta procedendo anche bene la sperimentazione del tocilizumab, il farmaco per l'artrite reumatoide, l'inibitore dell'interleuchina 6, il quale è in grado di bloccare il cytokine storm, cioè la tempesta delle citochine che si sviluppa nei pazienti con la polmonite interstiziale da coronavirus e che è responsabile del loro aggravamento e del loro decesso. Forza tocilizumab! Per quanto riguarda il Presidente De Luca, il Presidente De Luca ha programmato di aumentare i posti in terapia intensiva di 590 posti, oltre ai 32 che già ci sono. Per quanto riguarda l'ospedale di Scafati, lo ospedale di Scafati sarà un centro di riferimento per i pazienti di coronavirus. Sono previsti 20 posti in rianimazione, uno per stanza. Un'altra novità è che anche l'ospedale Ruggi di Salerno e l'ospedale Moscati di Avellino hanno avuto l'autorizzazione dall'Istituto Superiore della Sanità di poter fare il test per il coronavirus. Quindi la Campania si sta rafforzando no notevolmente in vista del picco epidemico in questa regione. Un appello è quello dai donatori di sangue. C'è carenza di sangue perché c'è carenza di donazioni, questo in tutta Italia. È un riflesso ovviamente dell'epidemia perché insomma la gente ha un po' paura di donare in questo periodo, però facciamo questo appello, chi può deve donare. Per quanto riguarda le misure cautelative che dobbiamo osservare, ovviamente ricordo a tutti i pazienti che hanno intorno ai 60 anni, ma diciamo a tutti i pazienti adulti che con febbre a 37,5 e presenza di dispnea e difficoltà respiratoria, chiamare il proprio medico perché ci si deve mettere in allarme.
Con questi sintomi chiamare il proprio medico, in assenza potete chiamare lo 089 69 39 60, che è il numero dell'ASL, oppure direttamente il 118 per vedere se è il caso che dobbiate fare un tampone. Per quanto riguarda le altre misure di prevenzione, rispettate sempre la distanza di sicurezza e lavatevi sempre le mani. Per quanto riguarda la disinfezione delle superfici, dopo aver pulito i pavimenti, passate una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,1% che si ottiene sciogliendo un cucchiaio di candeggina al 10% per ogni litro. Se la candeggina invece è al 5%, ci vogliono 2 cucchiai per ogni litro. Ovviamente in questo modo non puzza, ma è la quantità esatta di candeggina che poi si può lasciare asciugare e poi disinfettare il pavimento. Le superfici invece disinfettatele con l'alcol al 70%. È molto facile fare una soluzione di alcol al 70%. Si pigliano 3 bicchieri di alcol e un bicchiere di acqua. Ovviamente è molto difficile in questo periodo trovare anche l'alcol. Per quanto riguarda invece le buone notizie, il paziente 1 è in netto miglioramento, è stato stubato, ha incominciato a parlare, anche la moglie si è guarita, è in gravidanza all'ottavo mese e fra un mese partorirà, e Mattia, il paziente numero 1, sarà anche padre quando sarà uscito dall'ospedale. Un'iniziativa molto importante a Nocera è Io resto a casa. I volontari della Protezione Civile, in collaborazione con l'amministrazione comunale, aiutano gli anziani, gli portano i farmaci e il cibo a casa. Il numero da telefonare è 081 92 5730. Per questa sera è tutto, a domani.